Sapete cosa? Nella vita, e quindi anche nella carriera di un pilota, esistono dei momenti spartiacque che segnano un prima e un dopo in un'esperienza. Ecco, sono momenti che dipendono spesso da decisioni prese in una frazione di secondo, che possono portare a uno scenario completamente diverso, o nel bene o nel male. E spesso questi momenti rappresentano dei treni, delle occasioni uniche. Treni che passano magari una volta sola e che se non colti non passeranno mai più. A volte vengono persi per le proprie mancanze, altri per pura e semplice sfortuna. Ecco, se dovessimo sintetizzare la carriera di Luca Badoer con un'immagine, questa sarebbe perfetta. È una storia unica che vi racconteremo noi oggi su questo canale. È già perché su libri come questo, una storia così non la troverete mai. Bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata e bentornati in Piloti Sfigati, la nostra rubrica in cui andiamo a prendere tutti quei piloti che nella loro carriera non hanno avuto un grande rapporto con la dea bendata. Ora, faccio sempre questo piccolo disclaimer in questi video perché è giusto farlo. Il termine sfigati nel titolo non si intende ovviamente a titolo dispregiativo, ma è da intendersi come un termine un po' più simpatico per prendere tutto il racconto in maniera un po' più leggera. Noi ovviamente non ci permetteremo mai di insultare gratuitamente o di prendere in giro un pilota per quello che ha fatto nella sua carriera. Lui è arrivato a livelli che noi possiamo soltanto sognarci. Vogliamo soltanto rendere un po' meno serioso il racconto. Io non ho nient'altro da dirvi se non iscrivetevi al canale se volete vedere nuove storie, se volete vedere nuovi protagonisti, nuovi eroi con cui tappezzare le pareti della vostra camera. Io sogno di vedere le vostre camerette con i poster della LaRusse, perché i nostri fan sono questo, ai nostri fan piacciono queste storie. Se anche a te piacciono, iscriviti e non te ne pentirai. E adesso cominciamo con la storia di Luca Badoer. Luca Badoer nasce il 25 gennaio 1971 a Montebelluna, in provincia di Treviso, e fin da piccolo comincia a dimostrare una grande passione verso il mondo delle corse a quattro ruote. Inizia coi kart a 14 anni, diventando subito campione regionale e poi l'anno successivo campione italiano, con una finale memorabile. All'ultima gara, per un incidente, parte 34esimo, ma in una ventina di giri riuscirà a superare tutti i concorrenti e andare a vincere. Si ripete anche l'anno successivo, ma è a fine anni 80 che avviene il primo grande salto della sua carriera. Passa infatti a competere in Formula 3 nel 1989, ottenendo la sua prima vittoria l'anno successivo sul circuito di Vallelunga, battendo un certo Alex Zanardi e cogliendo nel 1991 altre tre vittorie. È nel 1992 però che Luca dimostra quali sono le sue vere qualità. Al debutto in F3000 infatti conquista 4 pole position e 5 vittorie, aggiudicandosi il titolo davanti a piloti del calibro di Panis, Barrichello e Coulthard, tutti più grandi e più esperti di lui. Ovviamente le sue prestazioni non passano inosservate e Badoer ha prima un incontro con McLaren e poi riesce a firmare il suo primo contratto per correre in Formula 1 nel 1993. Bene, direte voi, un altro grande salto di carriera. Già, peccato che la scuderia che lo ha ingaggiato è la Scuderia Italia, che versa in grosse difficoltà economiche. Il team è in forte declino, è passato anche ai telai Lola, ma è dotato del propulsore Ferrari. La buona notizia è che per il 1993 le squadre saranno 13, quindi ad ogni evento sarà soltanto uno il pilota che rischierà di non qualificarsi alla gara. Il compagno di squadra di Badoer è uno dal nome e soprattutto dal piede pesante, un certo Michele Alboreto, ma il pilota trevigiano dimostra di non avere alcun timore reverenziale e sfodera anche delle buone prestazioni. Alla seconda gara in Brasile si qualifica in una discreta 21esima posizione e in gara, sfruttando anche i ritiri degli altri piloti, riesce a concludere in 12esima piazza. Alboreto is nothing. Cos'è il nuovo record stagionale? Esatto. A Imola invece arriva la sua prima grande occasione per mettersi in mostra. In qualifica è 24esimo, ma
è la gara dove si fanno i punti e anche dalla 24esima posizione in quegli anni c'è la possibilità di arrivare a punti, perché i ritiri sono all'ordine del giorno, anzi all'ordine del giro, era sempre tutto in bilico e anche in quella gara sarà così. Ancora peggio, a Imola quel giorno piove. Infatti nei primi giri la pista è bagnata e quello che deve fare Badoer è molto semplice: guidare lineare e tenersi fuori dai guai. Lo fa in maniera egregia, mentre molti dei suoi avversari rischiano troppo e si devono ritirare per incidenti o per proprie imprecisioni. Un ritiro dopo l'altro, un giro dopo l'altro, Badoer negli ultimi giri di gara si trova in settima posizione, a ridosso della zona punti e a un certo punto dalla Sauber di JJ Leto, che è in quel momento in quarta posizione, si alza un nuvolone di fumo bianco. Si dice i segnali di fumo, no? Ed è vero, perché in quel momento quei segnali di fumo potevano portare un messaggio positivo, ovvero i primi punti iridati in Formula 1. Leto però ha avuto il suo problema appena tagliato il traguardo e Badoer è a due giri di distacco dal finlandese e infatti non riuscirà a superarlo prima che gli venga data la bandiera a scacchi. Quindi alla fine Leto viene classificato quarto, mentre Badoer settimo. Nonostante la sfortuna, è un grandissimo risultato per un pilota che ha la sua sola quarta gara in Formula 1, anche considerando i tanti ritiri degli altri piloti. Comunque, la stagione non vedrà più molti acuti del genere, perché, come detto prima, la Scuderia Italia è in forte declino e chiuderà la stagione a due gare dal termine, saltando le trasferte oltreoceano. Luca Badoer però si è messo in mostra battendo spesso e volentieri il suo compagno di scuderia ben più esperto Michele Alboreto e questo ha attirato l'attenzione di alcuni team per la stagione successiva, in particolar modo della Benetton, con Flavio Briatore che è convinto che il giovane italiano sia il compagno perfetto per l'astro nascente Michael Schumacher. Con il ritiro dalle corse di Riccardo Patrese, Luca Badoer sembra il profilo perfetto per Flavio Briatore, che gli fa anche fare un test con la vettura a Silverstone. Sarebbe la svolta della sua carriera, arrivata tra l'altro al suo solo secondo anno in Formula 1, ma alla fine il manager della Benetton sceglierà JJ Leto come secondo pilota, con Badoer che si vede costretto a scegliere il piano B, ovvero la Minardi, che nel frattempo si è fusa con quello che rimaneva della Scuderia Italia. I piloti della Minardi però anche qui sono due nomi belli importanti, Michele Alboreto e Pierluigi Martini. In poche parole, posto per lui tra i piloti titolari non c'è, si dovrà accontentare del ruolo di collaudatore. Pensate, da possibile seconda guida nella vettura che sarà campione del mondo quell'anno a collaudatore di un team di bassa classifica. Non esattamente il migliore dei salti di carriera. Nel 1995 Alboreto si ritira dalle corse e questo libererebbe un posto in Minardi, anche se al netto delle difficoltà finanziarie il profilo giusto sarebbe quello di un pilota pagante. Giancarlo Minardi però è convinto che una coppia di piloti italiani e di talento come Badoer e Martini possa portare ottimi risultati, quindi decide di offrire a Luca il sedile per la stagione 1995. Neanche a dirlo, quel campionato sarà un vero e proprio calvario dall'inizio alla fine. La poca competitività della vettura ovviamente non aiuta e le finanze sono ridotte all'osso, ma come nel 1993, Luca Badoer non sfigura affatto al cospetto del ben più esperto compagno di squadra Pierluigi Martini. A Monaco, per esempio, Badoer sfodera una grande prestazione. A 20 giri dal termine è in sesta posizione, ovvero all'ultimo posto della zona punti. Purtroppo però deve cedere il suo sesto posto a Frentzen durante la sua seconda sosta. Rientra in pista ed è comunque settimo, davanti a Pierluigi Martini. Basterebbe semplicemente un ritiro di uno qualsiasi dei piloti davanti per entrare nuovamente nei punti, ma purtroppo quello a ritirarsi sarà proprio Luca Badoer a causa di un guasto alle sospensioni, lasciando il settimo posto al suo compagno di squadra. In Canada poi Badoer conquista un altro ottimo settimo posto dopo aver superato Mika Salo proprio sulla linea del traguardo. E voi starete pensando, beh, ci sarà stato un emozionante arrivo al photo finish con i due piloti che se la saranno battagliata per tutto l'ultimo giro.
No, non esattamente quello che è successo. È successo che i tifosi avevano fatto invasione di pista per festeggiare la vittoria di Alesi e avevano letteralmente bloccato Mika Salo sul rettilineo del traguardo, che, trovandosi la marea umana davanti, si era dovuto fermare. Badoer arriva a gran velocità, lo passa, e peccato che poi la direzione gara, per questo motivo, rende valida la classifica al giro precedente, con Badoer che quindi torna ottavo e Salo settimo. I problemi economici però per la Minardi cominciano a diventare veramente pesanti, anzi quasi insostenibili, tanto che Giancarlo Minardi è costretto a fare una scelta per salvare la propria scuderia. Ne aveva fatte tante durante la sua carriera e questa era soltanto l'ultima delle tante. Se volete saperle tutte, le abbiamo raccontate nel documentario sulla storia della Minardi che trovate nel canale, anzi ve lo metto linkato in descrizione. Vi basti sapere comunque per la nostra storia che viene mandato a casa Pierluigi Martini per far spazio al pilota pagante Pedro Lamy. All'ultima gara in Australia ad Adelaide, Badoer rimane fermo sulla griglia di partenza per un problema elettrico, non riuscendo quindi neanche a partire. E se pensiamo al fatto che quella sarà una gara praticamente ad eliminazione, con proprio Pedro Lamy che arriva al sesto posto conquistando un punto vitale per la sopravvivenza della scuderia, beh, possiamo considerarla una grande occasione mancata. Porta che si chiude? Nessun problema, c'è un'altra porta che si apre. Infatti a settembre di quell'anno Badoer viene convocato dalla Ferrari per un test tra piloti italiani. Sono quattro i piloti scelti, uno ovviamente è Badoer, gli altri sono Fisichella, Morbidelli e Pierluigi Martini. In quel test Luca Badoer riesce a essere il più veloce dei quattro, ma nel frattempo la Ferrari ha ufficializzato Eddie Irvine come seconda guida a fianco di Michael Schumacher per il 1996. Per Luca è un déjà vu di 3 anni prima. Per il 1996 la Minardi ha bisogno di un pilota pagante per sopravvivere e quindi per Badoer in squadra non c'è posto. Alla fine viene girato in prestito alla Forti, ma come ben sapete si tratta dell'ennesima squadra afflitta da enormi problemi finanziari. L'annata inizia con la vettura della stagione precedente, non riuscendosi a qualificare in 2 occasioni finendo spesso oltre il 107%. Addirittura il Gran Premio d'Argentina è vittima di un pauroso incidente silurato da Pedro Diniz, ironia della sorte che fino all'anno prima era pilota della Forti, la sua macchina si capovolge e rimane a testa in giù per diversi secondi, anzi minuti, mentre aspetta invano l'arrivo dei commissari. Badoer cerca di liberarsi e alla fine riesce a uscire strisciando da sotto l'abitacolo. Per fortuna per lui nessuna conseguenza, ma un grande spavento. Ad Imola arriva la nuova monoposto, la situazione migliora leggermente ma senza grossi risultati di spicco. Si arriva così al Gran Premio di Monte Carlo, obiettivo prefissato, il traguardo. Avete bene presente la stagione in cui siamo, vero? È il 1996, l'annata di uno dei Gran Premi di Monaco più pazzi della storia. In condizioni di bagnato estremo, Badoer è prudente e attentissimo. Non appena vede arrivare una macchina più veloce, si scansa per non avere problemi. I concorrenti si ritirano uno dopo l'altro, anche questa è una gara eliminazione. A una quindicina di giri dal termine si trova in 10ª posizione, quando arriva alle sue spalle Villeneuve per doppiarlo. Badoer è già all'esterno, avendo fatto passare un'altra vettura, ma il canadese si infila in un punto molto pericoloso, così che il pilota italiano non lo vede e i due si agganciano. Gara finita. Se pensate che quella gara la finiranno solo in 3, questo è un discorso che abbiamo fatto per tutti i piloti di quella stagione che abbiamo trattato. Se avessero finito il Gran Premio di Monaco del 96, è come per i tifosi della Juve se c'era Nedved alla finale del 2003. Poco dopo arriva pure l'ennesima delusione. La Forti, a causa della truffa della Shannon, è costretta a chiudere i battenti a metà stagione. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente nel video dedicato alla Forti, quindi andate a recuperarlo nel canale se ve lo siete perso. Dopo 3 stagioni a lottare con le unghie e con i denti nelle retrovie, con mezzi sempre non all'altezza, sembra che la sua carriera in Formula 1 si stia avviando a una mesta conclusione. Ma arriva il colpo di scena. La Ferrari infatti se l'ha puntato il risultato di Badoer nei test del 1995 e decide che è il momento di offrirgli il posto come collaudatore del team.
Luca accetta e inizia così la seconda parte della sua carriera e il ruolo per cui diventerà famoso. In oltre 11 anni testerà le vetture per più di 135.000 km percorsi, contribuendo in maniera determinante alle vittorie della Ferrari. Comincia nel 1998 e, dopo essere stato vicino per due volte a essere compagno di scuderia di Michael Schumacher, lo ritrova in Ferrari e stringe con lui un rapporto di grande amicizia. Visti i suoi ottimi risultati come collaudatore, la Ferrari lo gira per il 1999 in prestito alla Minardi. La stagione per lui è molto positiva, ottiene un ottimo ottavo posto ad Imola, ma a Silverstone la sua carriera potrebbe cambiare di colpo. Infatti Michael Schumacher esce di pista e si infortuna, e quindi Badoer è logicamente il candidato numero uno per sostituirlo in Ferrari. Conosce a memoria la F399 e praticamente è un pilota che la Ferrari ha già in casa, non avrebbe bisogno di andarlo a cercare da nessun'altra parte, anche se Ivan Capelli tenta goffamente di candidarsi per il posto, va detto. Quali potrebbero essere le possibili soluzioni per sostituire Michael Schumacher? C'è Luca Badoer, attuale collaudatore, pilota della Minardi. Cosa ne pensate, Ivan Capelli? Attuale commentatore. A parte le battute, Ivan. Insomma, sarebbe la scelta più giusta. Luca ha dimostrato più volte di essere all'altezza del ruolo, ma per motivi ancora oggi inspiegabili, la Ferrari sceglie di puntare su Mika Salo, lasciando Badoer deluso e amareggiato. Fu una scelta che ancora oggi non riesco a capire, perché in quel momento ero allenato e preparato e il posto doveva essere mio. Fu una grossa delusione di cui ancora oggi non riesco a capacitarmi. In fact, in our opinion, we had two options. To take Luca from Minardi and use him as a spare driver, and considering the pressure, the tension which we know we will be living at the moment, we felt it was better to ask Mika Salo to drive the car. Il suo riscatto però sembra poter arrivare poco dopo, al Nürburgring, dove va in scena un'altra gara completamente folle e fuori di testa. Grazie alle condizioni incerte del meteo e a una strategia praticamente perfetta della Minardi, Badoer si ritrova addirittura al quarto posto. Sono punti che, se conquistati, sarebbero linfa vitale per il team. I suoi inseguitori, tra cui le Ferrari di Salo e Irvine, arrancano. Sarebbe un risultato storico per la Minardi e Gianfranco Mazzoni si mette a incitarlo dalla cabina di commento. Stringi i denti, Luca, perché per la Minardi può essere una tappa fondamentale nella sua storia. Peccato per lui che quella si rivelerà l'ennesima gufata del sommo di quel giorno. No, è fermo, peccato. Luca Badoer stava cercando di rientrare box, chissà, forse magari aveva poca benzina, non so. A soli 13 giri dal termine, infatti, Badoer è costretto a fermarsi per un problema al cambio. La delusione è immensa. Luca esce dalla vettura e scoppia in lacrime. Finirà di piangere solo molto dopo nel paddock. Oggi abbiamo perso il podio perché ho avuto un problema al pit stop. Ho perso 30 secondi a cambiare le gomme. Senza quello e senza la rottura del cambio oggi potevamo andare a podio, perché andavo veramente molto molto forte. E ho finito di piangere 10 minuti fa, perché per me è una grande perdita. Finita la stagione 1999, a partire dal 2000 Badoer si dedicherà a tempo pieno al suo ruolo di collaudatore in Ferrari, anche se per il 2001 ci fu per un attimo la speranza di diventare pilota della Prost, ma alla fine la scuderia francese decise di optare per i soldi di Gaston Mazzacane. Badoer non la prese proprio benissimo. La sera dell'annuncio dell'ingaggio dell'argentino venne trovato ubriaco in camera di Barrichello dopo che l'aveva messa sotto sopra. La Ferrari decide di promuoverlo da semplice collaudatore a terzo pilota. Questo vuol dire che, se ricapiterà un'occasione per cui uno dei due piloti titolari non dovesse riuscire a prendere parte a una gara, il posto sarà automaticamente di Badoer. Peccato che occasioni come quella del 1999 non capiteranno più. Ci sarà una timida speranza nel 2006 di prendere il posto di Barrichello, ma Felipe Massa è in pole position e si aggiudica il sedile. Allora, sinceramente, ti aspettavi di essere chiamato tu al posto di Felipe dopo tanti anni? Io sono il collaudatore e il terzo pilota, quindi il mio ruolo effettivo è quello di sostituire gli ufficiali in caso di incidenti o impedimenti a correre. So che nella lista c'ero anch'io, però
Filippo sicuramente è più giovane di me, ha un buon potenziale e ha veramente una grande opportunità davanti, quindi gli auguro di sfruttarla al massimo e di fare una super stagione. Si arriva così al 2009, l'annata in cui cambia tutto. Cambiano le forme delle vetture con aerodinamica diversa, viene introdotto il KERS, ma soprattutto vengono proibiti i test durante la stagione per abbassare i costi. In Ungheria, come ben sapete, Massa viene colpito in testa dalla molla persa dalla Brown di Barrichello ed è costretto a saltare tutto il resto della stagione. Dopo aver incassato il rifiuto di Michael Schumacher, la Ferrari decide di dare a Luca Badoer l'opportunità che inseguiva da una vita, correre per la scuderia Ferrari nel campionato del mondo di Formula 1. È uno dei nostri, il destino gli offre l'opportunità, adesso tocca a lui sfruttarla. È un sogno che si realizza, sì, ma ben presto diventerà un grosso incubo. Infatti è l'occasione giusta nel momento più sbagliato possibile. Luca è infatti lontano dal ritmo di gara da più di 10 anni e, come detto prima, le vetture sono molto diverse da quelle degli anni passati e non ha neanche avuto la possibilità di provarla a causa del divieto di effettuare test. Pochi giri a Fiorano, sono riuscito a fare qualche chilometro e quindi ho ripreso la confidenza con la macchina che non guidavo da circa 2 mesi. Si arriva così al circuito di Valencia, con Badoer che è più di un anno che non sale su una Formula 1 e quindi ha bisogno delle prove libere per macinare più chilometri possibile con la vettura, imparare a conoscerla e imparare a sfruttarne i punti di forza e a capirne le debolezze. Non solo, ma oltre a questo, Badoer non ha alcuna esperienza con la gestione del KERS e quindi si trova in grossa difficoltà. Il risultato è inevitabile: ultimo tempo e anche 3 multe prese per eccesso di velocità nei box. Il pilota trevigiano non si trova per niente a suo agio. In qualifica è ultimo e in gara arriva 17° e penultimo, mostrando un ritmo non all'altezza. Anzi, durante il suo primo pit stop, per un'incomprensione col box, rischia di andare in collisione con la Renault di Piquet che sopraggiungeva. Una volta finita la gara, poi, come se non bastasse, quando rientra ai box per parcheggiare la sua vettura, tampona Sutil davanti a lui. Beh, diciamo che 10 anni senza corse si fanno sentire. Alla gara successiva, in Belgio, la musica non cambia, sempre nelle ultime posizioni, nonostante nel primo settore, quello che comprende Eau Rouge e Rédillon, risulti spesso tra i migliori. La gara successiva sarebbe Monza, circuito che conosce a menadito e dove sicuramente potrebbe dire la sua, e infatti lo stesso Badoer in un'intervista si dichiara fiducioso. Sarebbe assurdo se decidessero di non farmi correre proprio a Monza, una pista dove potrei girare a occhi chiusi, una di quelle dove ho fatto più chilometri di test. Peccato però che la Ferrari decida di farlo lo stesso fuori per far posto a Fisichella, che nel Gran Premio del Belgio, oltre ad aver conquistato la pole, aveva alla fine concluso in un'ottima seconda posizione alle spalle proprio di Kimi Raikkonen. Il pilota romano, per la verità, non farà molto meglio del collega, portando a casa ben 0 punti fino alla fine della stagione. La carriera in Formula 1 di Luca Badoer si conclude qui, con un record poco lusinghiero. Infatti il pilota che ha corso più gare senza andare a punti, ben 59 per la precisione. Badoer rimarrà collaudatore Ferrari fino al 2010, quando al Motor Show di Bologna, l'8 dicembre, saluta i tifosi ferraristi eseguendo looping e pit stop davanti a una folla in festa. E non è la prima volta che Badoer si è esibito per la Ferrari in un grande evento. Basti pensare che durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Torino 2006, una vettura rossa marchiata Ferrari con il simbolo dei 5 cerchi si esibisce nello Stadio Olimpico di Torino, sempre con pit stop e donuts per esaltare la folla. Al volante di quella vettura c'era proprio Luca Badoer. Ma adesso che cosa fa Luca Badoer? Beh, innanzitutto segue suo figlio Brando, che corre in Formula 4 cercando di calcare le orme del padre, ma soprattutto lavora nell'azienda di famiglia, la Badoer Infissi. Se siete del nord-est e avete bisogno di 2 persiane, sapete a chi chiedere. Per concludere questo video, ci affidiamo a uno che di piloti ne sapeva qualcosa, ovvero Giancarlo Minardi. Sentite cosa dice di Luca Badoer. Da giovane Luca fu un pilota molto forte. Al di là del fatto che non sia mai riuscito a esprimere al 100% il suo talento in Formula 1, ha monetizzato al meglio la sua permanenza in Ferrari, dove si è fatto un nome. Sarà ricordato per sempre come il collaudatore storico del cavallino. Concludiamo quindi così la storia di Luca Badoer. Come direbbe Ligabue,
una vita da mediano. Se esistesse il mediano nel mondo delle corse, naturalmente, Luca Badoer ne sarebbe il perfetto esempio. Una carriera trascorsa a lavorare nell'ombra, passando poi il pallone a chi il gioco lo deve finalizzare, a chi deve fare gol. Questo è stato Luca Badoer, un grande pilastro per le vittorie della Ferrari.